18 vinte, 7 pareggiate e 5 perse, 55 gol fatti e 21 subiti, miglior difesa del torneo e quarto attacco del campionato. Nel mezzo un incidente di percorso avvenuto a gennaio nella trasferta di Verrucchio che vide coinvolti 4 giocatori adriatici, ma finalmente nel mezzo di cammini di nostra vita l'Igea vince, forse aggiungiamo noi, questo campionato meritatamente, più deciso e convinto del Pietracuta che ha sognato e sperato fino al photo finish. Troppo forte la squadra di Vanni per un opaco Romagna con la testa già ai playout, mentre in campo il Folletto Bellavista, arrivato dalla vicina Torre Pedrera, faceva esplodere così lo stadio amico. Per il Folletto Adriatico, l'assist 2-0 per carestia è cosa fatta, solo l'imprecisione dell'attaccante non porta ai benefici sperati. Ma il raddoppio è questione di un giro di lancette, ecco che il numero 7 segue l'azione partita questa volta sull'altra corsia e brucia il relativo marcatore, bucando per la seconda volta la porta avversaria e raccogliendo l'abbraccio ai titolari e compagni seduti in panchina. Timidi tentativi del Romagna dalla distanza a Maducci chiama la presa Rossi. Da calcio piazzato l'estremo di casa risponde nuovamente presente. Dalla parte opposta il Tris è cosa fatta. Manca a dirlo, nuovamente Bellavista è l'autore della marcatura. Mai acquisto più azzeccato del DS Aldo Righini. La ripresa a questo punto diventa solo una formalità e un countdown in vista della grande festa. Mori scatta in profondità e beffa l'estremo ospite per il poker. La cinquina la firma invece Gori, l'ultimo arrivato da un pacchetto regalo sotto l'albero di Natale scrive il suo nome nel tabellino dei marcatori. L'aveva fatto anche in precedenza nel Real Miramare, ma forse il passaggio e il gol nella festa promozione gli hanno ridato quella felicità perduta. Fine dei giochi e tutti in campo. Spazio ora alle interviste raccolte dal nostro Renzo Baldisserri. Mister, questa vittoria a chi la dedichiamo? La dedichiamo a noi stessi. Perché abbiamo lottato anche contro delle vicende avverse, abbiamo avuto un sacco di anche problemi e siamo riusciti a superarli, quindi diciamo che in primis ce la dedichiamo noi stessi, poi a chi con noi ha lavorato tutto l'anno, quindi i dirigenti, gli accompagnatori, poi alle famiglie, perché poi alla fine anche le famiglie fanno i sacrifici perché per allenarsi bisogna fare delle rinunce, quindi diciamo che queste sono le dediche alle quali noi ci rivolgiamo. C'è di Gabriele in questa squadra? Ma io sono dell'idea che l'allenatore è una componente, ma quando giocavo credevo che incidesse il giusto e lo credo anche adesso che sono allenatore. Secondo me alla fine sono quelli che vanno in campo che determinano il risultato. Allora, com'è andata sta partita, mister? Com'è andata sta partita? È stata un'esperienza incredibile, anche perché è stata la mia prima promozione. È più fatica festeggiare che correre, oh, incredibile.